Benvenuti a tutti, un ben ritrovati qui a Casa Corsini per il nuovo appuntamento di Music is My Radar. Si parlerà della scena industrial tedesca con un occhio di riguardo agli Sturzen e Neubauten. Ma prima vorremmo presentare il libro, insomma, edito da Tsunami Edizioni, presentato anche dallo scrittore qua di fianco, Giovanni. Grazie, buonasera a tutti. Il libro si chiama Silence is Sexy, l'avanguardia di Sturzen e Neubauten. Come dice il nome, si parla del gruppo tedesco e del suo suono, tra virgolette, da come si è evoluto il suono della Germania, partendo anche dai Cani, Noi, Kraftwerk, giusto? Esatto, di fatto questo libro è stato scritto a quattro mani con Keith Wolken, che è una mia collega che lavora soprattutto nell'ambito della cultura tedesca, e mi piace precisarlo perché Silence is Sexy è anche un viaggio all'interno della Germania degli anni Ottanta, quindi è un'occasione per ripercorrere cos'era Berlino prima della caduta del muro di Berlino e ripercorrere uno dei momenti più travagliati della scena musicale contemporanea, perché gli anni Ottanta sono stati abbastanza vituperati da certi punti di vista, ma da altri hanno offerto delle iniziative veramente interessanti. Quella di Neubauten è una di queste. Quindi Silence is Sexy nasce anche come guida turistica a Berlino, come guida turistica a una scena musicale che ha iniziato ad imporsi a livello mondiale, definendo di fatto un non genere, perché la scena industrial non è codificabile come un classico genere musicale, e i Neubauten hanno iniziato un percorso che li ha portati fino ad oggi a esplorare strade della musica veramente diverse. Viene da dire forse il primo gruppo veramente industrial, perché comunque prima si parlava dei Kraut. Letteralmente industrial, sì. Esatto. Sì. E gli altri ospiti sono Andrea Chiesi, che dopo esporrà tramite il proiettore delle sue opere, le commenterà. Andrea, che ha anche collaborato con gli autori, visto che ha regalato, o meglio, ha prestato dei suoi disegni a coadiuvare tutti i testi di Giovanni e Keith. Insomma, come è venuto questo scambio? Sì, l'opera utilizzata per la copertina, tra l'altro, è esposta lì, l'originale, è un olio su lino, e all'interno, per praticamente all'inizio di ogni capitolo, c'è la riproduzione di un dettaglio, di una serie di dipinti che ho realizzato dedicati appunto a Berlino, per cui insomma è stata una sovrapposizione di più forze per realizzare questo libro, che appunto diventa anche un libro illustrato in questo senso. Poi magari ne parliamo più nel dettaglio. Parliamo magari dopo, quando sono le opere. Quanto tempo vi ha richiesto raccogliere tutto questo materiale? Con chi avete parlato, chi avete contattato, insomma, con chi avete avuto a che fare per magari anche raccogliere le interviste presenti all'interno di questo libro? Ma il lavoro di raccolta del materiale è quello che mi impegna sempre di più, perché la raccolta delle fonti, dal punto di vista personale, è una delle basi per riuscire a lavorare su un libro di questo tipo. E abbiamo lavorato circa 8 mesi sulla raccolta solo del materiale. Complessivamente per la scrittura del libro abbiamo impiegato circa un anno e mezzo, più o meno. E abbiamo avuto la fortuna di incontrare molte persone che hanno lavorato con Neubauten. Sicuramente una delle più interessanti da avvicinare è stata Gudrun Guth, che di fatto è stata protagonista, insieme ai geniali dilettanti, di una delle primissime incarnazioni musicali dei Neubauten. E abbiamo avuto modo di lavorare anche su una ricerca diretta fatta su Berlino, quindi soprattutto grazie a Keith. Abbiamo esplorato Berlino come territorio non solo politico e sociale, ma anche come territorio musicale, quindi lavorando su un ambito anche fisico, perché di fatto i Neubauten hanno un rapporto con la loro terra che è molto carnale, molto legato alla materialità anche del suono. Quindi per noi era importantissimo riuscire a raccontare anche da dove venissero i Neubauten e come avessero sfruttato Berlino per arrivare a proporre la musica che poi hanno fatto. Tsunami Edizioni ha già comunque pubblicato anche degli altri, dei tuoi scritti, che parlano dei Nine Inch Nails e della cultura della musica industriale. Com'è stato scrivere un libro più generale sulla cultura industriale e specializzarsi scrivendo un altro tomo su un gruppo solo? Su una medizione molto coraggiosa, in effetti mi ha affiancato dal primo momento in cui ho iniziato
a lavorare sui saggi musicali. Industrial Revolution, che è il primo libro con cui ho esplorato la scena industriale, nasce dall'intervista di oltre 200 artisti che ho conosciuto durante la mia attività di collaboratore per una rivista musicale. E partendo da queste interviste ho cercato di ripercorrere la storia di questo genere musicale, che è veramente difficile da circoscrivere, tant'è che questo libro non solo esamina la scena industriale di cui parliamo questa sera, ma tocca anche tutte le filiazioni poi che sono nate da questa scena. E dell'industrial io mi sono innamorato di due filoni completamente diversi, che già definire entrambi industrial genera, come abbiamo visto a più riprese, genera notevole dissidio negli estimatori del genere, che sono i Nine Inch Nails e i Neubauten, due mondi completamente opposti, accomunati da un fattore comune che mette insieme anche Roger Waters, chiamo dentro anche il leader dei Pink Floyd perché è un'altra mia grande passione, penso siano tre delle personalità più difficili da trattare, perché Trent Reznor, Roger Waters e Blixa Bargeld sono tre soggetti non solo geniali dal punto di vista musicale, ma interessanti anche dal punto di vista personale. E quindi sono passato da un saggio musicale che esplora un genere intero a tre libri che fondamentalmente sono anche la storia di tre persone. Questo è un po' il tratto comune con cui insieme a Tsunami ho lavorato su questi artisti. Dando una sfogliata alle prime pagine del libro, ho visto che hai dedicato un bel po' di pagine a quello che è stato prima dei Bauten, ossia Can, Noi, Kraftwerk e il krautrock più in generale. Quanto questa musica ha influenzato il suono dei Bauten? Allora, i Neubauten nascono con il desiderio di uscire da quella che è la scena punk, ma con un pesante legame con il punk. E al tempo stesso in Germania stanno esplodendo nuove forme di indagine musicale come quelle che hai giustamente citato tu. Quindi tutto ciò che è legato ai Corrieri Cosmici, pensiamo a Klaus Schulze, anche l'esplorazione dell'area elettronica, sono un qualcosa con cui i Neubauten lavorano gomito a gomito. Però poi il bello è che intervistando loro, ma anche intervistando altri artisti che hanno fatto parte della scena industriale, si scopre che le radici a cui loro si rifanno sono radici che hanno una connotazione culturale molto forte, molto legata al proprio territorio. Quindi Neubauten, ad esempio, Blixa è molto legato alla cultura tedesca, al cabaret, al teatro e riprende direttamente dei compositori classici piuttosto che riprendere quegli autori che la critica successivamente ha cucito addosso a questi artisti. Genesis Piorridge dei Throbbing Gristle, ad esempio, molte volte viene accomunato con il dadaismo piuttosto che con altre forme culturali che lui stesso per sua stessa missione manco conosceva, dice. E quindi si scopre, parlando direttamente con queste persone, che ciò di cui si nutrono è l'ambiente in cui vivono, fondamentalmente. Dopo arrivano a entrare in contatto con altre forme di cultura, tutta la panoramica controculturale che fa riferimento, oltre al dadaismo, al situazionismo, ad esempio, piuttosto che alla pop art, alla mail art. Ecco, tutto questo fa parte di un contesto che l'artista tocca, ma che molto più spesso è la critica a ricucire addosso. Quindi a volte il rischio è quello di sovrapporre le fonti. All'interno del libro abbiamo cercato di fare un po' di ordine, perché in realtà i Neubauten hanno un rapporto molto stretto proprio con la città di Berlino, e quindi ci piaceva ripercorrere Berlino, perché è con le strade di Berlino che loro iniziano ad avvicinarsi alla musica. Infatti, se mi pare di capire che comunque il percorso dei Neubauten prima della caduta è stato uno molto più diretto, aggressivo, e dopo la caduta del muro è stato, tra virgolette, un pelo più morbido. Forse anche questo, intendendo il rapporto stretto tra Blixa e la città, ha influito molto la caduta del muro sul suono dei Bauten. Esatto, c'è stato anche un cambiamento importante nella formazione, perché dopo Tabula Rasa Einheit esce dal gruppo, quindi viene meno quello che era un po' era l'anima più, forse più iconoclasta e più distruttiva del gruppo. E venendo meno lui, gli altri componenti non cercano di portare avanti un suono che aveva già una caratterizzazione forte e che aveva già un seguito pesante, ma evolvono in una nuova direzione. Quindi da Ende Noi, i Neubauten prendono un'altra strada, che può piacere o non piacere, però è legata a quello che loro vedono in quel momento come proprio futuro musicale. Ed è legato sicuramente anche al fatto che non esiste più quel panorama, quel substrato culturale e soprattutto sociale che insisteva sulla Berlino del premuro. Quando il muro cade, cadono anche tante barriere.
i Neubauten questo lo riconoscono e quindi anche la furia iconoclasta degli esordi non ha più ragione di essere. Una cosa molto bella che Blixa dice all'interno del libro, lo racconta in più interviste nel corso degli anni, è che probabilmente i Neubauten non sarebbero potuti esistere in nessun altro posto del mondo e in nessun altro momento storico, perché sono nati in un momento preciso e in un posto preciso che ha dato loro appunto le caratteristiche che gli hanno permesso di forgiare questo suono. E in questo senso sono molto diversi da altri gruppi che pure hanno trattato con fisicità il suono. Ad esempio mi piace ricordare i Test Department perché inglesi, fisici, nati anche loro nell'industria, utilizzano più o meno gli stessi criteri musicali, però di fatto il risultato a cui pervengono è differente. E venendo ai giorni nostri, quanta attitudine di Blixa Bargeld, degli Institutionen der Neubauten, vedi ad esempio nei progetti che ha avviato con Alva Noto oppure il più recente con Teo Teardo? Cioè sempre la stessa attitudine oppure ovviamente è variata nel corso degli anni, però comunque sempre per quella linea? Bargeld dice che ha scoperto con il passare del tempo, e il titolo del libro secondo me c'entra molto anche questo concetto, quanto possa essere rumoroso il silenzio. E quindi ha iniziato a esplorare una via del suono differente rispetto a quella iniziale. Se nei primi dischi non c'era spazio per un attimo di silenzio, non esisteva una battuta in cui ci fosse calma, successivamente i Neubauten arrivano a elaborare delle canzoni invece che presentano minutaggi interi di sospensione, fondamentalmente, quindi delle sinusoidali del suono che sono appiattite, completamente silenziose. E in questo Bargeld continua a lavorare anche nelle collaborazioni con Noto e con Teardo. Con Noto esplora molto la parte più classica e più legata alla performance. Con Teardo, ad esempio, lavora molto di più sulla circolarità del suono e sull'orchestrazione. Teardo è molto bravo nel drappeggiare colonne sonore. Oggi è uno dei maggiori compositori italiani di colonne sonore e questo si completa bene con questa attitudine che ha Bargeld di esplorare il suono. Fa ridere un po' la citazione di Bargeld dietro al libro, dopotutto siamo tedeschi, non dovremmo essere divertenti. E quanto è vero nella storia dei Bauten questa citazione? I Neubauten hanno una serie di aneddoti legati anche ad aspetti un pochino più leggeri e divertenti che tradiscono quella che è la loro immagine di rumorosi, chiassosi e violenti. Quindi in realtà sono amici che hanno una gran voglia di fare qualcosa insieme, non dico di divertirsi perché per loro la musica è una ragione di vita, non è un accessorio, assolutamente, e la interpretano sempre in maniera molto seria. Questa è una risposta che lui diede in un'intervista ai giornalisti perché c'è questa immagine della musica tedesca dura, meccanica, ripetitiva e Bargeld non ha una grandissima affinità nei confronti della stampa, nei confronti dei giornalisti. E quindi di fronte all'ennesima critica del fatto che i gruppi tedeschi siano eccessivamente monolitici nel suono e anche nell'attitudine, si lascia andare a una risposta di questo tipo. In realtà i testi di Neubauten, e in questo libro abbiamo cercato di riprenderli il più possibile, sono ricchi di satira, di umorismo e di una vena intelligentemente polemica che scava oltre quello che è un significato di superficie. Molto spesso i significati e gli ordini di lettura sono più di uno, a volte anche tre strati di lettura. E questo esce soprattutto perché Bargeld è un grandissimo compositore di testi. Ultime domande. Ti vorrei chiedere un po' com'è stato interfacciarti con Keith Walken, e come, tra virgolette, è nato anche tutto questo, questa idea di scrivere questo libro? Innanzitutto mi spiace tantissimo che non sia qui stasera perché Keith ha lavorato su metà del libro e ha, secondo me, aggiunto ciò che questo libro non avrebbe avuto se l'avessi scritto da solo, nel senso che Keith Walken è una grande conoscitrice di cultura tedesca, parla il tedesco fluentemente, quindi riesce anche a cogliere all'interno dei testi quelle sfumature che una traduzione fatta in maniera veloce non riuscirebbe invece ad avere. In più è riuscita a tracciare dei parallelismi molto chiari anche con il cinema tedesco, a cui noi Bauten sono molto legati. È riuscita a tracciare una linea molto chiara anche con lo studio dei quartieri di Berlino. Lei ha viaggiato a Berlino, le foto che trovate qui sono foto che vengono da lei, quindi ha vissuto la Berlino che raccontiamo in prima persona.
e quindi c'è una testimonianza diretta anche legata a chi con la cultura tedesca ha un rapporto molto stretto. Bene, io Giovanni ti ringrazio, vi ricordo che Silence is Sexy è acquistabile nell'angolo lì. E ora chiederei ad Andrea, visto che sono un po' di sue opere pronte per essere spiegate, e a te il microfono. Allora, sì, ovviamente ho partecipato con piacere a questo scusate, io tra l'altro sono afono stasera, quindi Silence in Sexy è il titolo veramente appropriato. Parlerò poco. Il coinvolgimento in questo progetto mi ha ovviamente lusingato, perché i Neubauten sono stati tra i gruppi che mi hanno più influenzato. Mi piace spesso raccontare che, insomma, per la mia generazione, essere adolescenti nei primi anni '80, un certo tipo di musica non era soltanto musica, ma era un'appartenenza culturale e soprattutto una forma di salvezza rispetto a degli anni '80 che obiettivamente erano terribili, mentre dal Big Bang del punk quello che è successo ha permesso a tanti come me, che non si sentivano omologati in quel tipo di cultura, di avere un'altra possibilità, soprattutto avere un'apertura mentale che permetteva di vedere altro. Ecco, in mezzo a questo altro c'erano senz'altro i Lenscher Zander Neubauten. Tra l'altro io poi ho fatto un breve periodo di residenza a Berlino, da cui sono usciti una serie di dipinti che sono quelli che vi faccio vedere adesso e che sono pubblicati all'interno del libro. Quindi possiamo partire col primo. Questo qui, i dipinti sono tutti olio su tela di lino, quindi la tecnica è una tecnica molto lenta. Come dicevo prima, là c'è un originale, quindi dopo potete vederli anche da vicino. Queste qui sono le scale del Tacheles. Il Tacheles è stato un centro sociale molto importante per Berlino, è nato all'inizio del Novecento come centro commerciale, poi dopo ebbe vari utilizzi nel periodo della DDR, cercarono anche di demolirlo, poi nel 2012 l'esperienza è stata chiusa, schiacciata dalla speculazione edilizia. Però nel periodo tra dagli anni 60 fino agli anni 2000 lì ci fu una vita, diciamo, della controcultura molto, molto interessante, soprattutto una delle forme più vive di esperienza artistica autogestita, una sorta di galleria autogestita che fu un po' un modello e un esempio che hanno seguito in tanti. Andiamo un po' in avanti. Ecco, questo qui è un interno, un cortile, un tipico cortile berlinese dove ci sono queste sovrapposizioni storiche. Berlino è una città, molti di voi senz'altro la conoscono, è strana perché è una città fatta di strappi, di cesure, è come se fosse tanti pezzi cuciti insieme, non è come Roma che ha strati. Berlino è una città più orizzontale dove vedi appunto magari gli edifici ancora dell'Ottocento, poi di fianco un rimasuglio della DDR e poi una costruzione recentissima. Questo qui appunto è un cortile dove dietro c'è una costruzione tipica del periodo sovietico. E, tra l'altro, appunto, secondo me è bello cercare di immaginarla anche com'era Berlino prima della caduta del muro, perché lì è un luogo dove senti veramente la storia del Novecento, una sorta di concentrato della storia del Novecento. Quindi per chi è appassionato di storia o per chi ha un certo tipo di sensibilità, camminare in quella città è un po' come veramente essere investiti da almeno un secolo di storia. Vediamo pure quell'altra. Ecco, questa è la stazione di Ostkreuz, è una stazione della S-Bahn, l'S-Bahn è la linea ferroviaria di superficie, per la metropolitana di superficie. In lontananza si vede una torre prussiana, con questa torre dell'acqua prussiana, per cui c'è questa idea, insomma, di mescolanza un po' anche qua dell'antico, c'è il cantiere moderno, quindi la nuova Berlino, il treno che scorre. E qui siamo vicino al quartiere siamo a Friedrichshain, che insieme a Kreuzberg sono poi due quartieri che almeno negli ultimi anni erano simbolo della Berlino
più giovane e comunque con più attività artistica cosiddetto controculturale o comunque indipendente. Anche questi comunque adesso sono poi soggetti a quella speculazione edilizia che come è successo ad esempio anche per certi quartieri di Brooklyn, man mano che le attività artistiche rilanciano certi settori, immediatamente poi i prezzi si alzano e quindi poi si è costretti a spostarsi altrove. Ecco, questo è un quadro tra virgolette più romantico, è un temporale con appena passato. Qui siamo vicini a Grunewald. Grunewald è questa foresta che c'è nel sud-ovest più o meno di Berlino, tra l'altro altra caratteristica molto strana per una metropoli, intorno a Berlino spesso non c'è la periferia ma ci sono delle foreste, cosa che le rendono abbastanza unica. Grunewald è un posto bellissimo perché ad esempio la tomba di Nico mescolata ai sentieri della foresta, è difficilissima da trovare, bisogna impegnarsi molto per trovarla. In più c'è questa collina che si chiama Teufelsberg, la collina del diavolo, che è praticamente una cima costruita con le rovine, parte delle rovine, delle macerie della città distrutta dai bombardamenti, e sulla sommità c'è un panorama bellissimo su tutta la città, e ci sono i resti di queste torri dei radar americani, che era una stazione d'ascolto di spionaggio, quindi anche tutta questa idea di Berlino della guerra fredda e che poi è stata anche raccontata in tanti libri, in tanti film, insomma, dello scambio di prigionieri, delle spie, insomma, quindi una città anche in questo senso molto, molto simbolo. Ecco, qui abbiamo un altro segno della storia. Passeggiando per la città trovi spesso delle rovine, trovi spesso delle macerie, non sai se sono macerie recenti, se sono vecchie. In alcune case però vedi ancora i fori dei proiettili. E quindi anche qui, se hai passione per la storia, vieni come lanciato indietro nel tempo all'aprile del 45, quando ci fu la battaglia di Berlino, e trovi proprio i segni fisici sui muri delle case e pensi che nonostante il destino della città fosse segnato, i combattimenti andarono avanti fino all'8 maggio del 45, e in quel momento si chiude un ciclo storico, perché finisce una fase della storia e ne inizia un'altra, e tu sei lì, lo vivi, passeggi in quelle strade e lo senti proprio sulla pelle. Questo è il quadro che io preferisco di quelli che ho fatto su Berlino, quadro in realtà abbastanza tipico perché non è immediatamente identificabile con Berlino. Sullo sfondo c'è un gasometro, ma i gasometri sono soggetti che dipingo spesso e sono caratteristici anche di altre città. Dal punto di vista pittorico mi piace molto per questa luce un po' crepuscolare, per il riflesso e lo specchio che si ha nei vetri della stazione, ma soprattutto per questa idea del binario che si biforca, c'è un bivio, quindi così dal punto di vista simbolico è molto forte. Però diciamo, mi sembra che renda bene anche questa idea un po' melancolica, un po' da cielo sopra Berlino di Wenders, no? che è un'altra delle caratteristiche della città. Ecco, qui andiamo su un soggetto completamente diverso. Questo è un soggetto tra virgolette quelli che io chiamo metallici. Questa è una ruota, la ruota panoramica che c'è nel Luna Park abbandonato sullo Spree Park a Planterwald, siamo a Berlino Est, chiuso nel 2001. Era l'unico Luna Park di tutte le DDR ed era anche questo un po' il simbolo dell'opposizione che faceva a Berlino Est rispetto alla vetrina. Alla vetrina occidentale. È un luogo caratteristico anche questo perché nonostante sia abbandonato c'è turismo, in tutta la città è nato questa sorta di turismo dell'abbandono, per cui questi posti abbandonati in realtà sono meta di pellegrinaggi da parte anche di famiglie normali, non soltanto da personaggi strani come me. Tra l'altro in alcune scene del film Hannah, un film del 2011, un film d'azione, sono state girate proprio nel Luna Park di Berlino. Andiamo pure, sì. Questo qui è un altro, vabbè, sempre soggetto berlinese. Qui siamo a Lichtenberg, che siamo sempre nella zona orientale. Anche questa, ci sono interi quartieri della città completamente abbandonati, una cosa abbastanza strana per una città moderna, soprattutto nella zona orientale. Qui di fianco
passa la Frankfurter Allee, che è una via, è un viale lunghissimo, dritto, che praticamente parte da quasi Alexanderplatz e arriva fino all'Unione Sovietica, praticamente un rettilineo lunghissimo che attraversa tutta l'Europa, ed era utilizzato per le parate militari, ma anche era in caso di evenienza i carri sovietici potevano intervenire molto rapidamente. Abbiamo quasi finito. Questo qui è uno dei canali che ci sono a Berlino, oltre allo Sprea. Qui siamo a Westhafen, è uno dei porti industriali di Berlino. In uno di questi canali fu gettato il corpo di Rosa Luxemburg, assassinata durante la repressione dei moti spartachisti del 1919. Il corpo poi venne ritrovato e venne tumulato in un sepolcro che venne poi raso al suolo dai nazisti e ricostruito di nuovo dopo durante la DDR. Quindi di nuovo questa storia che azzera, ricostruisce e torna ad azzerare in una maniera, anche con una violenza forse abbastanza rara per le altre città, almeno occidentali, insomma. Questo è un carro ponte che c'è sempre su uno di questi canali che riempiono, che sono ramificati per tutta la città. E, vabbè, dal punto di vista pittorico questo quadro mi interessava perché c'era la linearità e anche l'aspetto geometrico molto, molto metallico della gru, con queste bandierine invece che svolazzavano al vento, che creava proprio un contrasto. Andiamo pure avanti, abbiamo quasi finito. C'è questo, e fai vedere anche l'altro. Sono in successione, sono due gasometri, sono una struttura che io amo molto, sono un po' un simbolo dell'architettura tra l'Ottocento e il Novecento. Servivano per lo stoccaggio e la distribuzione del gas di città, per l'illuminazione delle città prima dell'arrivo del metano. E si possono trovare in tutte le città, ne avevamo anche a Modena, non esiste più perché poi in parte sono stati demoliti, c'è a Bologna, insomma ce ne sono dappertutto, perché erano proprio necessari per la distribuzione di gas. Sono strutture secondo me molto belle, questo peraltro aveva queste stelline in cima come decorazione natalizia e lo rendeva un po' quasi torta natalizia. Andiamo pure avanti. Questo è un tetto di una fabbrica abbandonata che non esiste più, e anche questo secondo me, là in fondo si vede la torre della televisione di Berlino Est, e insomma rientra sempre nell'idea della stratificazione della città che cambia con una tale velocità da lasciare anche abbastanza allibiti. Poi abbiamo l'ultimo. Qui siamo invece fuori Berlino, siamo circa 40 minuti a sud-ovest, questo è il complesso che si chiama Belitz, è un complesso ospedaliero di oltre 60 edifici sperduti nella foresta, e al cui interno ci sono questi corridoi, questi spazi abbandonati, e anche questo è stato abbandonato praticamente dal 1995, quindi anche qui c'è questa idea dell'attraversamento, della luce, insomma, un posto molto, molto suggestivo. E poi ecco, c'è l'ultimo quadro, che è quello della copertina, sono di nuovo i due gasometri perché sono elementi che io amo molto, su cui mi sono permesso di inserire il simbolo dell'Einstein Neubauten, che è, se non sbaglio, un simbolo americano precolombiano dei nativi indiani, rappresenta una figura umana insomma stilizzata. Ecco, questo è stato il mio piccolo viaggio a Berlino, grazie per averlo osservato. Io, Andrea, ti volevo ringraziare perché penso che questo progetto sia riuscito molto bene, anche perché ha un corredo visivo che penso possa essere il migliore su cui potessimo sperare, ecco. E nel senso che la tua descrizione di Berlino fin dall'inizio ci è sembrata il modo migliore per riuscire a entrare all'interno di questa storia, quindi ti ringrazio ancora. Abbiamo scelto, diciamo, alcuni gruppi, perché ce ne sono veramente tantissimi, e abbiamo selezionato alcuni che andranno poi a toccare vari generi dell'industrial, partendo con i Die Krupps, che sono tra gli esponenti di spicco del genere EBM, sono attivi dai primi anni 80, tuttora in attività, e loro
e anche se la serata è incentrata su Berlino, loro vengono da Düsseldorf, quindi rientrano nella scena tedesca a pieno titolo. Düsseldorf che tra l'altro diede i natali a città, a gruppi seminali come Kraftwerk e Noi, tanto per citare due nomi, e il loro nome, Die Krupps, prende origine proprio da una famiglia tedesca che contribuì in modo significativo allo sforzo bellico durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio i Krupps. E parlando proprio in termini musicali, loro si ispirano decisamente, furono influenzati a gruppi come Cabaret Voltaire, come gli Utrevox, i Pere Ubu, e pure rimanendo, diciamo così, sempre affezionati al loro tipo di suono, negli anni 90 poi cambieranno decisamente e si sposteranno verso il genere elettronico e metal. Noi adesso partiamo con la musica, andiamo con il primo video della serata. Siamo nel 1981, dal loro secondo album, Folle Kraft Voraus, andiamo ad ascoltarci il brano War Arbeit War Hion. Questo è un video non ufficiale di un singolo che usciva in 12 pollici, l'abbiamo però scelto perché riporta decisamente gli stilemi industriali, si sentono molto bene rappresentati le percussioni metalliche e comunque insomma ci era piaciuto e abbiamo deciso di metterlo lo stesso. Diciamo che i Die Krupps venivano paragonati in un certo modo anche agli Estrozende Neubauten, anche se però differivano decisamente per il loro stile rumoristico e decadente, insomma, dei Neubauten. Quindi lasciamo Düsseldorf e ci spostiamo ad Amburgo. Ad Amburgo, esatto. I Palais Hamburg, che proprio la loro carriera molto breve, durata appena 4 anni, comunque è stato un nucleo di menti veramente geniali, che insomma, i cui membri hanno percorso veramente molta strada al di là della musica industrial, molto, molto legati. E vennero fondati alla fine degli anni 70 da Holger Hiller e Thomas Fellman. Insomma, Thomas Fellman diventerà poi praticamente subito, perché ne uscirà quasi immediatamente, uno dei massimi esponenti della techno tedesca e anche membro dei The Orb. Militeranno all'interno della band come batterista un giovane Moritz von Oswald, che poi più tardi negli anni 90 conoscerà il successo con progetti techno come Basic Channel oppure Maurizio, e il futuro percussionista degli Sturzende Neubauten, ossia FM Einheit. Insomma, il loro suono non era proprio legato all'industrial, è più corretto magari inserirlo nel discorso della Neue Deutsche Welle e nel suono post-punk. Ma insomma, giusto per far capire quanto sono stati importanti i membri della band, insomma, bisogna anche guardare quello che poi sono andati a fare dopo i Palais Hamburg. Hanno pubblicato 3 album in 4 anni, talvolta più punk, talvolta più elettronici, ma comunque di matrice interamente tedesca. Il primo album è quello che andiamo a prendere in considerazione, per il suono scuro, le ritmiche ossessive che riprendono a tratti anche le sonorità tipiche dell'industrial, che uscirono nel 1981. Era paragonabile a dei colleghi di oltreoceano come i Divo e comunque la scena no wave newyorkese. Andiamo ad ascoltare il brano d'apertura, che è la traccia Wir bauen ein Neustadt. Ritorniamo a Düsseldorf con una formazione che idealmente getta le basi tra quello che sarà il suono post-punk e l'EBM, ovvero Electro Body Music. Parliamo dei DAF, che letteralmente vuol dire Deutsche Amerikanische Freundschaft, insomma, scusate il mio tedesco, comunque organizzazione per l'amicizia tra tedeschi e americani. Dicevamo, una band imprescindibile che nasceva nel 1979 con una formazione classica formata da 6 elementi, quindi con tutti i vari strumenti, fino a rimanere poi un duo consolidato, formato da Robert Gore e Gabriel Gabi Delgado Lopez, spagnolo di adozione tedesca. Il pezzo che andremo a vedere, il video che andremo a vedere, diciamo che è la B-side del loro pezzo più famoso, ovvero Der Mussolini. E il brano in questione è Der Rauber und der Prinz, dall'album del successo planetario Alles ist gut del 1981. Un brano molto particolare, un video molto particolare, un'elettronica minimale, un pop sinistro che è ben evidenziato in questo video. Andiamo a vederci Der Rauber und der Prinz, DAF.
Ebbene, i DAF con Der Räuber und der Prinz. Passiamo avanti di qualche decennio. Andiamo ora a quella che è la scena industrial, tra virgolette, non più prettamente per genere, ma magari piuttosto per attitudine, che è, tra virgolette, odierna, perché comunque non sono passati troppi anni dalla collaborazione tra il producer tedesco Alva Noto, anche autore di installazioni, tra gli altri al Guggenheim di New York e al Museum of Modern Arts di San Francisco. E, attitudine, perché comunque all'interno di questo album si mantiene comunque l'anarchia che c'era già quando è nata questo genere musicale. Ed è rivisto in chiave contemporanea e, volendo rimanere comunque solo in Germania, trovo che comunque questo album sia perfettamente dentro le linee anche di quella che è l'etichetta di Alva Noto, sia la Raster Noton, che per chi è appassionato di musica elettronica piuttosto minimale e alle volte piuttosto ostica anche, è un'etichetta di riferimento. E, questo album è bello perché è la sintesi tra le capacità di creare ambiente, di fare trame, di tessere trame di Alva Noto e l'esperienza all'interno dei Bauten di Blixa Bargeld. Si possono comunque apprezzare anche il contributo a livello musicale di Blixa Bargeld, che insomma canta anche in questa Bernstein Zimmer. Bene, concludiamo questa prima parte sulla scena industrial tedesca. Siamo partiti con la scena degli anni 80 e siamo arrivati con quella degli anni 90 e, diciamo, lontani dalla scena della scuola, la vecchia scuola, perché insomma, anche citando il libro di Giovanni Rossi, negli anni 90 chi faceva elettronica col metal veniva subito etichettato, catalogato come industrial. È un po' il caso della band che andremo a trattare come ultimo pezzo per la scena industriale tedesca, ovvero i Rammstein. E quindi andiamo a parlare di una band dal suono particolarmente muscoloso, granitico, che diciamo che nasce nei primi anni 90 ed è influenzata da varie formazioni, da vari gruppi, come ad esempio Ministry, Nine Inch Nails, se volete anche Marilyn Manson, ma soprattutto dai Laibach. Andiamo a prendere uno dei loro brani di più grande successo, ovvero Engel, del 1997, dell'album Sehnsucht, che tradotto può voler dire nostalgia, e totalmente cantata in tedesco, perché questo è proprio il loro, diciamo, tratto distintivo. E oltre che insomma al cantato in tedesco e al suono decisamente imponente, una loro caratteristica è quella dell'uso del fuoco, che ripropongono decisamente nei loro live e ripropongono anche nelle versioni dal vivo riportate in DVD come Live House Berlin e Volkerball. In particolare il brano Engel è un brano inquietante, introdotto da un fischio, atmosfere decadenti. Ce ne andiamo a vedere adesso in questo video che concluderà la prima parte, dopodiché si passerà con Giovanni Rossi e gli Essungtendono i Bauten. Bene, con Engel si conclude la prima parte con la scena industrial tedesca e proseguiamo ora invece con quello che è il tema centrale della serata, con i video dedicati agli Essungtendono i Bauten giusto anche per parlare, collegandoci con Silence in Sexy, questo nuovo libro. Il primo video che andremo a vedere è tratto da Collapse del 1981 ed è proprio il brano omonimo. Se vuoi aggiungere qualcosa tu. Questo è l'album che vede l'ingresso di Einheit in formazione, personaggio di assoluto interesse, vi raccomando di seguirlo anche nelle sue vicende soliste successive a quelle di Neubauten, perché aggiunge un modo di suonare la batteria che poi non è una batteria ma è tutt'altro e rende questo album decisamente unico. Quindi gran parte delle sonorità che ritroviamo all'interno di Collapse è dovuta anche all'approccio fisico che Einheit ha con gli strumenti che sono barre metalliche, magli, martelli, catene, tutto quello che riesce a trovare. Quindi questa era Collapse 1981, siamo agli esordi
e per quello che riguarda il primo album degli Estrozen de Neubauten, quindi esibizioni distruttive e ogni tipo di, come ha detto prima Giovanni, ogni tipo di strumento era buono per indicare questa, come dire, civiltà industriale, questa appartenenza alla civiltà industriale. Secondo brano che abbiamo scelto è Armenia, siamo quindi al 1983 e passiamo anche a riferimenti decisamente di avanguardia rumoristica, quindi Stockhausen. Su questo brano vuoi aggiungere qualcosa? Qui Neubauten si cimentano con quello che è l'idea di un concept, poi presa alla loro maniera chiaramente. Una citazione che mi piace sulla lavorazione di questo album è quella rilasciata, è un'intervista che rilascia Alexander Ack parlando appunto di questo album, dice: quando ero giovane ero come un pugile giovane, picchiavo senza misure, adesso invece ho imparato a misurarmi. Questo è come ha imparato a misurarsi Alexander Ack. Si passa al, tra l'altro ho avuto conferma, è un brano che ha usato anche David Lynch in una delle sue colonne sonore, questa Armenia. Dal 1983 passiamo al 1985 e andiamo a trovare l'album Albermensch, e qui diciamo che la struttura sonora si fa un po' più ordinata e regolare, se volete anche più accessibile. Sono influenzati in questo periodo dai Sonic Youth, con cui sono anche in tour insieme, e da Albermensch noi andiamo ad ascoltarci Silly Brand. Sì, di fatto Albermensch è dal titolo Mezzo Uomo, è uno degli album che va ad esplorare meglio il rapporto che i Neubauten vedono tra l'uomo e la macchina, che abbiamo appena visto in quest'ultimo video essere molto forte, e quindi scendono ancora più nel dettaglio di quello che per loro è il rapporto tra l'industrializzazione e la società. Arriviamo quindi al 1989, un anno molto particolare perché l'anno della caduta del muro di Berlino, l'anno della pubblicazione di Aus der Luge, e da cui noi ascolteremo la title track Aus der Luge. Entra la melodia e i Neubauten fanno i conti con i primi che iniziano a contestargli il fatto di essere diventati troppo commerciali, quindi tocca anche a loro far fronte a questa nuova forma di protesta per un suono che, a dire dei fan più ortodossi, si è eccessivamente ammorbidito. Lo si capisce anche dall'abbigliamento di Blixa, che questo è uno dei live più moderni, abbiamo visto la differenza dalle prime esibizioni live, insomma già un atteggiamento molto molto diverso. Passiamo all'ultimo brano, dopodiché ci saranno i saluti con un brano in conclusione. Arriviamo al 1996, la band subisce vari cambiamenti, e se ne vanno membri storici come ad esempio FM Night, e entrano Joachim Arbeit e Rudy Moser per arrivare alla pubblicazione dell'album And Noi, e proprio già anche dal nome Forma Nuova. Per me è un album decisamente diverso da quello che è la discografia dei Neubauten, perché io lo definisco un po' un album elettronico. Da questo album noi abbiamo scelto The Garden, ma sono tanti i pezzi insomma che potremmo proiettare. Escono due componenti che avevano che caratterizzavano in maniera molto forte il suono dei Neubauten, e And Noi è un po' il risultato di questo, quindi esce un disco che è in forte discontinuità con la produzione precedente. Però mi piace ricordare uno degli aspetti più importanti di questi anni: nel 93 succede qualcosa che cambia un po' la vita discografica di Neubauten, perché nel 93 hanno l'occasione per arrivare ad un pubblico molto più ampio di quello che frequentavano solitamente, quando il chitarrista di un gruppo irlandese che si chiama U2, di Edge, grande fan dei Neubauten, li vuole per il supporto allo Zoo TV Tour date europee. Il pubblico che aspettava With or Without You e One non prende la musica dei Neubauten molto bene, e non avendo più acqua nelle bottiglie decide di riempirle in altro modo e scagliarle sul palco. I Night non la prende bene, neanche gli altri colleghi, e ricambiano lanciando barre di metallo sul pubblico.
preoccupati perché questo possa ledere l'immagine del gruppo, i manager degli U2 decidono di accantonare la collaborazione con Neubauten, che di fatto perdono questo tour. Se ne fanno una ragione, non hanno ambizione di suonare con gli U2, ma tutto quello che viene dopo sicuramente è anche più bello da leggere dopo questo aneddoto. Ebbene, io ringrazio tutti voi convenuti, la serata è giunta al termine, ringrazio Vitto e Giovanni che ha portato qua anche la bellissima esperienza di Silence is Sexy, che è il libro che si può acquistare lì nell'angolino in fondo, è uscito per Tsunami Edizione, ringrazio Andrea che ha portato le sue opere. E, volete dire due parole alla fine, no? Chiudo io. Facciamo, io farei concludere con i saluti Giovanni. Magari se vuole dire qualcosa sul libro, dove è reperibile, tutte queste cose. Acquistabile, esatto. Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi. Il libro si può acquistare su tsunamiedizioni.com oppure in tutte le maggiori librerie dal 26 di marzo. Adesso è già in prevendita sul sito dell'editore. Spero che chi di voi non conosca questo gruppo si sia lasciato incuriosire. Vi assicuro che è una storia musicale molto interessante, chi lo conosce sono sicuro che troverà materiale su cui divertirsi. Bene, grazie a tutti, davvero un sentito ringraziamento.